Dunque, batte il tacco e con l'amico Tonini lasciamo il comando della polizia. 11 novembre 44, 6 del mattino, ritiro la mia carta d'identità e contro una multa di 20 marchi e via di corsa al treno che mi porterà nei pressi della fabbrica. La vita continua e arriviamo alla data del 16-12-44. La città di Heilbronn, 60 km a sud di noi, in Mosbach, è pesantemente bombardata per due notti consecutive. Migliaia di morti civili, incendi vastissimi, la divorano. Mosbach senza pace, sempre di corsa, di giorno e di notte, per le continue incursioni aeree, nervi a tutti per tutti. 17 dicembre 44, oggi, come ogni settimana, abbiamo avuto la visita del nostro medico, dottor Bergman, di Mosbach. L'infermeria del lager è sempre piena di gente sofferente, curata amorevolmente dal suddetto dottore. Gli infermieri in servizio permanente si chiamano Giorgio Canavesio di Torino e Tito Viale di Trescolo, entrambi studenti universitari, molto bravi e premurosi. 18 dicembre 44, è arrivato un pacco da casa, gran festa, da alcuni giorni nevica e questo ci porta un po' di gioia. 19, 20 e 21 dicembre 44, l'abuso di potere del Gauleiter non ha limiti. Tutte le mattine attende il rientro al lager dei nostri compagni, una mattina in tutto, del turno di notte, subito impiegati a scavare per 4 ore nella nuda roccia il rifugio antiaereo, gratis naturalmente. Dunque, 22, 23, 24, 12, 44 trascorrono in una calma apparente. 25, 12, 44, Natale. Dopo la Santa Messa ci raduniamo nella piazza principale di Mosbach. La giornata è serena, senza rabbia aerea. Un agente di polizia in alto uniforme si avvicina al nostro gruppo e ci fa sapere che il capo della polizia è alla ricerca del più emaciato dei nostri ragazzi. Quirino Zanetti è il prescelto che viene subito accompagnato a casa del suo capo e presentato alla moglie, alla figlia di 22 anni. È invitato a pranzo. Veniamo a sapere da Zanetti che il capo della polizia attuale, durante il corso della Prima Guerra Mondiale, era stato inviato sul fronte meridionale del Westtirol con l'Alpenkorps del Baden-Württemberg, collega dell'allora tenente Erwin Rommel. Verso sera il Quirino Zanetti rientra al lager, carico di generi alimentari, una bottiglia di vino del Reno e 12 grossi sigari. Dopo qualche tempo la salute dell'amico Zanetti migliorava a vista d'occhio. Gli inviti a pranzo nelle domeniche seguenti continuano fino ai primi mesi dell'anno nuovo. Il giorno 27 febbraio 45 l'amico Tito Vialli ci lascia. È richiamato a casa dal fratello Marco, imprenditore operante nel territorio dell'Altenfurland, mobilitato dall'organizzazione del lavoro del Reich, chiamata Tod. Lo ritrovo a casa nel mese di settembre. Fra un allarme e l'altro arriviamo alla data del 23 marzo 45, venerdì, da non dimenticare, in quanto dalle ore 8 circa del mattino inizia il bombardamento della nostra fabbrica, la Daimler-Benz. Ore 8 circa del 23 marzo 45. Ore 8 circa inizia il bombardamento aereo sulla fabbrica sotterranea. Anche alla prima ondata dei B-29, la cabina esterna di distribuzione dell'alta tensione viene centrata e distrutta. Pertanto, tutta la fabbrica di motori aereo Daimler-Benz rimane nella più completa oscurità. Nel mio reparto mettiamo subito in funzione due generatori di corrente collegati a due grossi riflettori che illuminano anche il reparto Schleifer vicino a noi. A brevi intervalli le ondate di bombardieri sganciano il loro micidiale carico distruttivo sulla Wolfis. Tutta la collina è scossa dal terribile martellamento degli avviatori.
tanto dalle volte delle gallerie si staccano grossi frammenti di roccia. Fortunatamente il nostro reparto, Electro Vesta, è situato in posizione sicura, in quanto sopra di noi abbiamo oltre 80 metri di roccia durissima. Noi siamo relativamente tranquilli perché qui in reparto si è rifugiato tutto il personale dirigente della Goldfish, compreso il numero 1 ingegner Dagler e il numero 2 ingegner Max Reimann. Segno evidente che questo è il luogo più sicuro di tutta la fabbrica. Noi tutti rimaniamo nel nostro reparto temendo che qualche galleria circostante sotto il tremendo orto bombe dovesse crollare da un momento all'altro. Finalmente, verso le ore 13, arriva il tanto desiderato brunch, che oggi consiste in un'abbondante minestra di riso con patate. Evidentemente gli ultimi resti di magazzino. Il bombardamento continua. Sembra che la giornata non dovesse finire mai. Assieme ai nostri amici francesi, colleghi di lavoro, cerchiamo di far passare il tempo pronosticando la nostra sorte. Dal vicino reparto giungono fino a noi i lenti e monotoni canti dei prigionieri russi, addetti alle pulizie del nord delle gallerie. I cori continueranno fino a sera. Alle ore 18.45 arriva l'ordine di sgombro della fabbrica, poiché da circa un'ora il bombardamento è cessato. Con le lampadine tascabili percorriamo il labirinto di gallerie a noi tristemente noto e finalmente giungiamo alla grande uscita di sicurezza, unica via di salvezza dato che il montacarichi non poteva funzionare per mancanza di energia elettrica e la piccola galleria di accesso era crollata. La grande uscita di sicurezza sopra descritta poté resistere al tremendo bombardamento perché era stata costruita con poderose pareti di cemento armato, tanto da sembrare un'autentica fortezza moderna. Appena usciti respiriamo per i polmoni con la natura e ringraziamo la provvidenza per averci salvati da quella che poteva diventare la nostra tomba. Ora possiamo constatare con i nostri occhi l'entità dei danni. Il ponte ferroviario sul Neckar, il grande scalo per la fornitura del fornimento della Goldfish, gravemente danneggiato. Il deposito locomotive, le grandi macchine per il movimento terra, i grandiosi depositi e baraccamenti situati lungo il fiume Neckar, letteralmente scomparsi. Al loro posto enormi crateri e dappertutto grossi frammenti di ferraglie contorte, fuse dal tremendo calore sprigionato dal bombo al fosforo. In lontananza verso il paese di Negarez sono visibili grossi incendi che, nonostante il pronto intervento dei pompieri e gli addetti alla difesa civile, non sono ancora stati in grado di spegnere, anche seriamente preoccupati per le bombe a scoppio ritardato, regalo degli americani. Proseguiamo fino al ponte di Neckarez, rimasto miracolosamente intatto, per poi continuare alla volta di Mosca. Strada facendo ci sorpassa una grossa Mercedes scoperta con a bordo il chef responsabile della produzione, l'ingegner Heinz Rothermel, assieme all'ingegner Kurt Daimler e le due segretarie dell'Allgemeine Betrieb, della Goldfish. Ci salutano tutti, augurandosi la buona notte. Provenienti da una via rimasta ancora transitabile, un gruppo di ragazze della Hitlerjugend, ben inquadrate e con in spalla grossi zaini appartellati, si dirige cantando verso la vicina Volkshut. Questa sarà presumibilmente la loro meta per questa notte. Il canto dolcissimo di queste giovani si disperde in lontananza e noi riprendiamo lentamente la nostra marcia su quella lunga strada alberata alla luce di una pallida luna. Si vede al lager con sole molto tardi. Sabato 24 domenica e 25, no, sabato 24, domenica 25 si rimane nascosti nei boschi. Sopra di noi volano in continuazione caccia bombardieri americani in cerca di obiettivi da colpire.
il 26 marzo 45 si rimane ancora nascosti nei boschi. Verso mezzogiorno arrivano i nostri amici di sventura, Canavesio e Stomper, con l'ordine di sgomberare da Mosba perché le forze armate americane si trovano già a poche decine di chilometri da Mosba. Verso le 2 del pomeriggio parto da solo per il lager per prendere la mia roba, cassetta e zaini. Alle 7 della sera ritorno al lager assieme a Bruno Giovannini di Otto Castello di Povo, accompagnati da 2 poliziotti armati. Andiamo nel magazzino vivere situato in una profonda cantina sotto la Volkshule, il nostro lager. Previa presentazione ai 2 poliziotti dei nostri documenti di identità, questi ci consegnano le razioni di viveri per il viaggio che dovremo intraprendere. Veloci come il lampo, io e Bruno facciamo sparire sotto i nostri capotti 2 filoni di pane, un pacco di margarina, uno di formaggini e un grosso salame. Col cuore in gola per la paura di essere scoperti, con apparente calma lasciamo la cantina per raggiungere i nostri compagni, Baroni Luigi di Castellano, Cristofolini Guido di Trento, Montelletti di Battaglia, Zanetti Ferino di Trento, in trepidante attesa il nostro nascondiglio in caverna. Poco dopo ci accodiamo alla colonna dei nostri compagni, scortati dalla polizia. Dopo circa un'ora di marcia ci raggiunge un'ambulanza della Croce Rossa Svizzera che raccoglie i nostri compagni malati usciti da poco dall'infermeria del lager. Fra questi ci sono Giulio Maurizio di Trento, Stomper Arturo di Villa di Giovo, Giorgio Giuseppe di Lascia e Giorgio Canavesio. Ci salutano commossi, non ci salutiamo commossi per l'ultima volta, riprendendo la marcia. Dopo 2 ore di marcia la polizia ci autorizza la pausa per la notte e loro rientrano a Burba. Stanchi morti, decidiamo di metterci a dormire nel fitto del bosco. Durante la notte una leggera pioggerella ci tiene compagnia. Alla base di un grosso abete distendo la mia coperta e cerco di dormire. Più tardi, non so per quanto tempo, ho dormito, mi sveglio con le ossa rotte. Avevo dormito su un cerchio di pino che per la forte stanchezza non avevo notato perché nel bosco era molto buio. Riprendendo la marcia a un certo punto della strada, un vistoso cartello ci indicava la direzione di marcia, Goldfish, cioè la sigla della nostra fabbrica. Martedì 27 marzo 45. Noi 6 decidiamo di lasciare la colonna dei nostri compagni per prendere altra direzione. Camminando tutto il giorno verso le ore 20 arriviamo nel paesino di Axfeld. Erigner Neuenstein, blocco della fioria da lì. Controllo, Alex Nuno, weiter geht. Assistiamo però a distanza di un duello tra caccia americani e tedeschi. Volo rodente, traffico di mitraglia e noi passo a terra. Inizio un dialogo con alcune donne del paese, una di queste è la moglie del comandante del lager di Eximi, lui è di origine trentina, residente in Germania, dal 1938, naturalizzato sotto pieno tedesco. Siamo ospitati in questo lager, situato nei pressi di un aeroporto militare, e mi dicono che nel bosco sono nascosti parecchie aree reazioni, del tipo Messerschmitt 262 reazione, a terra per mancanza di carburante. Venerdì 31 marzo 45 si parte all'alba. Durante la nostra marcia siamo spesso costretti a nascondersi per la continua presenza di aerei da caccia americani, quasi sempre sopra di noi. Verso mezzogiorno arriviamo ad Ottenhofen. Lì troviamo della brava gente che senza nulla chiedere ci offre pane e lardo in abbondanza. Infine strutture le mostre di mele. In serata una buona donna ci prepara anche la cena a base di minestra di verdura e una buona porzione di patate fritte. Più tardi si va a dormire nelle pianine della nostra
benefattrice. Sabato 1 aprile 1945, tutto il giorno nascosto in bocca. Domenica 2 aprile, Adenau in comune, presento i miei compagni di sventura al Bürgermeister del posto. Mi chiedo se c'è possibilità di avere lavoro nei campi. Mi risponde che oggi è Pasqua e che siamo tutti invitati a pranzo sulla grande piazza del paese. La gente di qui è molto ospitale, è il pranzo ottimo e abbondante. Tanta grazia di Dio non si vedeva da molto tempo. Sul più bello però dobbiamo interrompere questa festa perché un improvviso attacco aereo da parte dei soldati aerei da caccia americani sconvolge tutto il paese. A noi non resta che scappare velocemente in posti. Cessato l'attacco aereo, proseguiamo alla volta di Geildorf, un paese poco distante da Egenau. Ora siamo seduti su due panchine davanti al comando di polizia. Si avvicinano due gentili signore e molto educatamente ci chiedono notizie circa la nostra avventura in terra tedesca. Il dialogo prosegue molto tranquillo e interessante. Alla fine di questa lunga intervista, una delle due signore si assenta momentaneamente e poco dopo si presenta con un bel cesto di mele per noi. Noi tutti ringraziamo sentitamente la gentile signora. E questa era la moglie del capo della polizia di Geithner. Nel frattempo si è avvicinato a noi un lavoratore volontario di origine mantovana che siede qui da 2 anni. Grazie a lui abbiamo la possibilità di pernottare nel suo baracca. Volete fare una pausa? No, tieni conto che.